Allora, vediamo se qualcuno è disponibile questa sera. Sembrerebbe proprio di no. Allora, vorrei fare un piccolo controllo a Shinjuku prima. Vorrei un attimo controllare qui nel negozio di libri se è arrivato qualcosa di nuovo. Sì, lo zen della pesca. Ok, bene, è comunque qualcosa di utile. Vorrei sfruttare la serata in maniera intelligente. Possiamo passare la serata o a leggere, e sarebbe una buona idea visto che dobbiamo portarci avanti con le letture, oppure possiamo andare in palestra. Io mi porterei avanti con le letture, per il semplice fatto che purtroppo ci vuole un bel po' per finirle e siamo già a metà in realtà, quindi... Scusami, dove sono i clienti? Ah, scusa, non vi avevo visto. Dai, su, ci mancano solo 4 giri di letture. Rivelazioni eroiche e come fare il karakuri. Andiamo di karakuri, allora. Va bene, io me ne torno a casa. Ciao, Sojiro, buonanotte. I principi fondamentali delle karakuri risiedono nei complessi meccanismi tipici dell'orologeria. Orologeria. Le chiamano karakuri, ma non sono semplicemente bambole. A quanto pare no. Hai ancora tempo per leggere, proseguiamo un altro po'. Va bene. Il karakuri è complesso e va maneggiato con cura. Eh beh, se sono delicati come orologi, probabilmente sì. Questo libro lo stai divorando. Quel manuale sulla lettura è stato davvero molto utile. Beh, fin dove sei arrivato? Non l'ho finito. Vabbè, lo finiremo la prossima volta. Andiamo a dormire, dai. Sì, capo. Speriamo a questo punto che allora andiamo in metropolitana e ci facciano leggere. Dai, ti prego. Una volta. E vaffanculo. Che stanno facendo i ladri fantasma? Non sono un po' in ritardo questa volta. Io non sto più nella pelle. Figa. Pure le tempistiche ci vengono a dire ora. Già, potrebbero schiacciare Okumura come una mosca. I ladri fantasma dovrebbero sbrigarsi ad occuparsi di Okumura. Non solo di lui, ma di tutte quelle aziende che sfruttano i dipendenti. E vabbè, allora. Già, ci sono problemi anche da noi, sai. Se ne eliminano uno, devi fare lo stesso con tutti gli altri, è giusto così. Ma perché devono farci passare l'inferno? Perché la gente non è mai contenta di un cazzo. Prima si lamenta e poi vuole tutto. Oh, ti prego, mattinata libera, mattinata libera. Yes! Va bene, diamo inizio alla lezione. Spero che ricordiate cosa abbiamo studiato finora. Il professor Hiruta è pregato di recarsi subito in sala docenti. No. Oh, cosa? Ascoltate, studiate da soli finché non faccio ritorno. E allora io leggo il mio libro. Yes! La Kawakami ci ha gentilmente concesso del tempo libero, dovremmo farne buon uso. Qual è il piano? Leggiamo! Già, grazie al libro di lettura dovrei finirlo in pochissimo tempo. E io mi butterei allora, continuiamo su questo, tanto non cambia niente. Il karakuri richiede attenzione ai minimi dettagli. Le chiamano karakuri... L'hai già detto ieri, Morgana. È stato interessante. È finito di leggere come fare karakuri. Pensavo fossero solo delle bambole. Invece sono i loro meccanismi sono più complessi di quanto pensassi. Ora che sai come funzionano, forse sarai in grado di prestare una maggiore attenzione ai dettagli. Penso proprio di sì. Penso proprio che la mia perizia si è aumentata. Ah, riecco l'insegnante. Ma chissà chi sarà stato. Non era niente di importante. Scusate l'attesa. Ricomponiamoci e torniamo alla nostra lezione. Ci è mancato poco. Comunque grazie a Kawakami abbiamo ottenuto un bel po' di tempo libero. Già, molto utile da parte sua. Ed è mezzogiorno. Oh, altra gente che parla. Ritieni che ladri fantasma stia andando di matto? Anch'io ho scritto Okumura, spero che se ne occupino in fretta. Ho sentito che è davvero corrotto, se c'è qualcuno che ha bisogno di un risveglio del cuore è lui. Il consiglio direttivo sta facendo pressioni sul vicepreside. C'è qualcosa di seriamente sbagliato nel vicepreside. Dovrebbero risvegliare il cuore anche del vicepreside, è... strano che nessuno l'abbia detto. Ah, chi è che scrive? Ehi, notizie di Akechi!
Si sta nascondendo ora che tutti gli stanno dando addosso. L'opinione pubblica è passata dalla nostra parte, ma dubito che si sia arreso. E se non ci sbrighiamo, i prossimi bersagli saremo noi. Già, qualcosa si muove. Muoviamoci allora, non sprechiamo il momento. Anche io vorrei fermare mio padre per il bene di tutti. Dobbiamo andare fino in fondo, vista la situazione di Haru. Va bene, sì, se oggi non succede nulla di importante, tipo Marucchi che mi chiede di andare con lui, usciamo e andiamo nel metaverso. Marucchi, porca miseria, va bene tutto, però dai, non mi scrivi per 3 mesi e poi mi chiedi se sono libero tutto il tempo. Va bene, è urgente. Ah, passiamo da Marucchi. Allora, è deciso, vuoi passare del tempo con Marucchi? Siccome è importante, direi di sì. Ricevuto, allora ci vediamo dopo. Visto che la giornata allora si va a perdere così con Marucchi, direi che questa sera continuiamo a leggere. Grazie di essere venuto. Dunque, gradirei iniziare con il nostro solito argomento. E invece no, ci è ricascato, eh. Volevi! Guarda che faccia, guarda che faccia! Starkun, oggi ti aspetto una sorpresa coi fiocchi. So che è passato parecchio dall'ultima volta. Ti prego, basta con snack e biscotti. Grazie, ma devo andare, vado via. No, ok, cosa vuoi? Dimmi. Bella domanda. Dunque, di recente ho scoperto questo buffet. È ben recensito e ha ogni sorta di proposta culinaria. Ti prego non dirmi che è il buffet dell'hotel, Marucchi, ti prego. Ti prego, basta. E siccome, grazie al tuo contributo, ho fatto parecchi progressi con il mio articolo, mi farebbe piacere portarti a quel buffet in segno di ringraziamento. Che te ne pare? Guarda, ho appena mangiato. Scusi, ma preferisco il sushi. Ok, andiamo. Certamente, anzi, a dirla tutta, non credo basti ancora ripagarti per tutto quello che hai fatto per me. Marucchi, cosa hai scoperto di tutto ciò? Beh, allora è deciso. Oggi, ma è pomeriggio, è dopo scuola, abbiamo già mangiato. Ci conviene sbrigarci prima che si affolli troppo. Vabbè, forse ceniamo lì, dai. Vediamola così. Ah, che buono. E ovviamente siamo sempre qui, che veniamo con Ryuji-an, ci veniamo con Marucchi, ci veniamo con Yoshida, siamo sempre in questi posti. E ricorda, oggi offro io, non trattenerti, mangia finché vuoi. Grazie per il cibo, allora. Diamoci dentro, anche se forse ho un tantino esagerato col mio primo giro. Oh, giusto, ti spiace se ti faccio una domanda prima di abbuffarci? Vai, tanto, riguarda il mio articolo. Dimmi. Shibuzawa? Marucchi? Lo sapevo, Shibuzawa, il carne d'ossa. Che ci fai qui? Sono venuto a mangiare. Dovrei chiedertelo io, è raro vederti in un ristorante come questo. Oh, e lui chi sarebbe? Oh, lui è... come posso dire? Sono il suo fidanzato. Vediamo... abbiamo un accordo, siamo qui per quello. Un accordo? Spero niente di losco, vero? No, figurati, a ogni modo, lui è Starkun. Piacere di conoscerti, sono Shibuzawa. Shibuzawa è stato un mio collega all'università. È la persona che mi ha consigliato di intraprendere la carriera di consulente. E ho sentito che ti sta facendo bene, mi giungono voci sulle tue gesta di tanto in tanto. È un sollievo sentirlo, sei un tipo molto compassionevole, ma a volte è un tantino spensierato. Oh, non c'era bisogno di tirare fuori quel dettaglio, non che io possa smentirlo. Comunque, raccontami di come te la passi e dimmi di più su questo ragazzo. Oh, ma non sei qui con qualcuno? Li lasci soli? Ah, oh, ok, ci siamo ritrovati qui per caso, non c'è problema se mi assento un po' dal tavolo. E poi, pensate davvero di riuscire a papparvi tutto quel cibo da soli? Sì, ho mangiato molto di peggio. Cosa? Oh già. Quindi, sei uno studente della Shujin, Starkun. È sulla bocca di tutti quest'anno. Ed è lì che stai facendo il consulente adesso? Già, ma solo part-time. Beh, allora mi dite che ci fate in un posto simile. Non sarà mica una seduta privata, vero? Lui, beh, mi sta dando una mano sulla mia ricerca. L'ho portato qui per ringraziarlo per il suo grande contributo. Ricerca?
Avrei dovuto dirlo prima, ma il mio articolo è praticamente completo. Congratulazioni, bravissimo. Ed è tutto merito tuo, però. Articolo, quello su cui facevi un sacco di ricerche. Vorresti dirmi che ci stai ancora lavorando? Già, ma non ho mai smesso, anche dopo tutto quello che è successo. Ricordi cosa ti dissi allora? Che avrei completato il mio articolo a costo di metterci una vita intera. E grazie a lui ce l'ho fatta. Maruki! Certe volte mi fai esplodere il cervello. Giuro, sei tipo l'uomo più testardo del mondo. Dovrei prenderlo come un complimento? Comunque, non è ancora completo al 100% e non l'ho nemmeno sottoposto al peer review. Oh, davvero, sarei più che felice di occuparmene io. La prima cosa che ho pensato la prima volta è che questo tipo, nonostante tutto, gli avrebbe rubato la ricerca. Ho avuto questo presentimento, ma in realtà è una brava persona. Insomma, ho fatto io le peer review di tutte le tue pubblicazioni all'università. Eh? Sul serio? Certo, amico, perché no? Anzi, questo è diventato ufficialmente un festeggiamento. Offro io! Oh, non posso accettare. Oggi mi ero ripromesso di offrire io Starkun. Oh, non preoccuparti. Anche tu vuoi congratularti con lui, no? È indifferente chi paga. Festeggiamo! Visto? Anche lui ci sta. Lo apprezzo, ma devo ammetterlo. Ho sentimenti contrastanti a riguardo. Oh, non preoccuparti per i dettagli. Forza, sotto col secondo giro. Dobbiamo assaltare la carne e le verdure e i fagioli e tutto il resto anche. Ah, che banchetto. Credo di aver soddisfatto il mio fabbisogno settimanale. Anche tu hai problemi come Yusuke. Se venisse Yusuke. Oh, cibo. Già, cavoli. A qualcuno non andrà a genio se metto su peso. Eh? A chi? È vero, ma sto tizio non era qui con qualcuno. Alla mia ragazza, cioè alla mia fidanzata, per essere precisi. Mi sposerò presto. Oh, capisco. Aspetta, ti sposi? Sì, mi sposo. Ormai sei l'ultimo del nostro corso a viaggiare ancora in solitaria. Scusa se mi impiccio, ma sento di dovertelo chiedere. Vivi ancora da solo? Anzi, dimentica quello che ho detto. Stavi per chiedermi di Rumi, vero? Non preoccuparti, è tutto ok. Devo lasciarvi da soli? Va tutto bene, non c'è bisogno. Rumi è stata la mia ragazza quando ero ancora uno studente. Beh, al tempo ero ancora un rammollito, perciò alla fine ci siamo lasciati. Non è una tragedia però, adesso è strafelice. È solo che non mi sento ancora pronto a imbarcarmi per un'altra relazione sentimentale. E questo sarebbe dovuto essere un festeggiamento, ma ho rovinato l'atmosfera, scusatemi. No, colpa mia che ho tirato fuori quell'argomento. Comunque, che ne dite di chiuderla qui? Devo dire che è un piacere vedere che te la passi bene. E con l'articolo quasi ultimato, per giunta. Ehi, Starkun, tieni d'occhio questo tizio per me, d'accordo? Voglio dire, è piuttosto raro vederlo così aperto con qualcuno come lo è con te. Parli di me come se fossi un bimbo scontroso. Madonna, ma devo esprimere la mia gratitudine come si deve. Grazie mille per aver aiutato un tipo come me a realizzare il suo sogno, Starkun. Sento un grande Maruki che ripone grande fiducia in me. Di nulla, Maruki. Rango 8, speravo in qualcosa di buono in realtà. Speravo in qualche premio. Ebbene, leviamo le tende? Non scordarti di invitarmi, di inviarmi l'articolo, ok? Dicevo sul serio, per la peer review. Contaci, mi farò sentire presto. Io ero seriamente preoccupato delle intenzioni di questo tizio, ma in realtà è veramente suo amico. Grazie per la compagnia di oggi, fai attenzione tornando a casa. Oh, Maruki. Alla fin fine ti si vuole bene, sei un bravo ragazzo. Ehi, sono io. Dovevo offrirti da mangiare oggi, vero? Scusa se non è andata così. E chi se ne frega, ho mangiato. Shibuzawa mi ha sempre offerto il proprio aiuto. Beh, forse perché sa che sono un po' sbadato. È un buon amico, sicuramente. È vero, mi ha aiutato davvero molto. Che coincidenza, incontrare Shibuzawa è stata una fortuna.
era il migliore nel suo campo per quanto riguarda le peer review. Mi stai forse portando fortuna anche con lui? Forse è meglio non tirare in ballo la magia. Beh, ci vediamo. Maruki, è stato un piacere, credimi. Anche perché così, rango 8 vuol dire che manca poco a concludere anche il tuo confidant, Maruki. Chi è che mi scrive invece adesso? Qualche info e ciò che ha detto Akiyama-kun? Fammi vedere una roba, perché probabilmente Mishima lo completiamo. Oya invece, come al solito, no. Beh, a questo punto direi di completarlo. Il libro può aspettare. Tra l'altro dobbiamo andare anche in sala giochi a parlare con il re per dirgli che adesso abbiamo mandato la lettera di sfida. Mishima, è incredibile, la mania dei ladri fantasma non si ferma più, il fansite sta letteralmente scoppiando. Oh, ti sei occupato di quella richiesta, grazie. Non so perché, ma non riesco a dimenticare le parole di Akiyama-kun. Comunque, volevo parlarti di una cosa, sei libero? Sento che presto il mio legame si rafforzerà. Che intenzioni hai? Vuoi incontrare Mishima? Siamo già qui, cioè se me ne andassi direi Shagaru, me ne vado. Va bene Mishima, per l'ultima volta io e te passeremo del tempo assieme. Voglio solo rilassarmi un po'. Andiamo al parco. Al parco Inokashira allora, come al solito, come sempre. Sai, stavo pensando a quello che mi ha detto Akiyama-kun sul fatto che sono cambiato. Non so bene perché, ma non sono riuscito a scappare quella volta in cui l'ho salvato. Ho cercato di capire quale fosse il motivo. E lo hai capito? A essere onesti, ero piuttosto nel panico, perciò non ricordo molto. Ma in cuor mio, stavo pensando a quel che avrei fatto se tu fossi stato al mio posto, Star-kun. Insomma, hai messo a rischio la tua vita per fermare Kamoshida e chissà quanti altri cattivi. Lo so. Perciò, ho pensato che anch'io avrei potuto fare qualcosa. Sei stato coraggioso, bravissimo. Però alla fine ho agito solo spinto dalla paura. Sai, ho sempre voluto cambiare. Volevo passare dal signor nessuno maltrattato da tutti all'eroe famoso in tutto il mondo. Ma tu mi hai aiutato a capire una cosa più importante. Gli eroi non sono eroi perché famosi, lo sono perché combattono per gli altri. Già. Ripensandoci, ciò che volevo realmente cambiare era la mia parte più debole, quella che ha lasciato impuniti dei reati nella squadra di pallavolo, sebbene conscia dell'ingiustizia. Quella codarda che ha voltato le spalle a degli amici in difficoltà. Dimmi la verità, sono cambiato solo perché mi hai rubato il cuore, vero? Nessuno te l'ha rubato, mi dispiace. Eh? Intendi dire che non ho avuto un risveglio del cuore? Ma che... No, tu l'hai fatto davvero, mi hai risvegliato il cuore. Per tutto questo tempo ho ammirato i ladri fantasma fingendo di essere un collaboratore, ma ora posso finalmente smettere di fingere. A dir la verità, mi ero rassegnato. Avevo accettato di essere una nullità con un'esistenza inutile. Ma poi ho capito, magari non cambierò il mondo, ma posso cambiare me stesso. E ce l'hai fatta. O mi piango addosso perché è incapace di fare nulla, oppure alzo la testa verso il futuro. Bravo Mishima. La mia percezione plasma i confini del mio mondo. Tutto dipende da ciò che ho nel cuore. Potrei ancora combinare dei casini, ma fin tanto che sarai mio amico, riuscirò a rialzarmi. Ergo, anche se non sono la miglior compagnia, potrai sempre contare su di me una volta ogni tanto. Ok? E non importa ciò che dirà il mondo, farò il tifo per te, come tu l'hai fatto per me. Oh, Mishima. Amici? Amici, Mishima. Percepisco un forte legame con Mishima. Oh, i brividi partono. Io sono te, tu sei me, hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione, spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito della luna, che ti conferirà un potere infinito. Desiderio di redenzione permette alle riserve di guadagnare gli stessi PE degli membri del gruppo. Il che è una cosa fantastica, ma avevamo già questo bonus. Però... per salire di livello è molto buono. Sandalfon, la persona più potente dell'arcano la luna.
Sai che c'è? Ti troverò una richiesta speciale. Non posso fare molto altro al momento. Ma sto ancora lavorando a quel documentario. Vorrei farne un libro un giorno. Scommetto che chiunque leggesse dei ladri riuscirebbe a trovare il coraggio nascosto dentro di sé. Potrei persino sfruttare quel libro per risvegliare il cuore di tutti. Guarda, fanno un best seller. Mi fido, eh? D'accordo, lascia fare a me. Oh, ma prima, sto morendo di fame. Mangiamoci un boccone sulla via di casa. Magari un buffet. Aspetta, no. Prima è meglio aspettare di incassare le royalty sul mio libro. Ti conviene sperare che succeda molto presto per farmi offrire da mangiare. Mishima, posso andare al buffet quando voglio. E tra l'altro ci ho già mangiato oggi, quindi basta. Beh, per un po' basta buffet. Sì, finalmente siamo seduti. Ma i capelli di questo tizio. Siamo riusciti a sederci, vuoi leggere? Esatto. Ci manca solo una lettura ora, dopo di questo. Diventai un demone per trovare la mia strada. Le storie delle grandi personalità del passato, eh? Ho solo qualche sospetto sulla loro veridicità. Possiamo ancora leggere, sì, lo so. La sete di conoscenza conduce a una fine inaspettata. Vero. Non ce l'ho fatta a finirlo. Questo libro lo stai divorando. Fin dove sei arrivato? Non l'ho finito. Restano ancora diverse pagine, lo leggerai un'altra volta. Pensa se adesso facciamo ancora una pausa anche a scuola. Siamo quasi alla stazione, direi che hai sfruttato il tuo tempo in modo efficiente. Sarebbe interessante se adesso... Ragazzi, vi lascio mezza giornata libera, leggete quello che volete. Tra l'altro tra poco è domenica. È domenica, domani dobbiamo... dannazione, dobbiamo andare al Jazz Club domani, me lo devo ricordare, Jazz Club. L'autunno per mangiare, l'autunno per l'arte, l'autunno per leggere. I negozi direbbero qualsiasi cosa pur di attirare i clienti, soprattutto in questa stagione. Ah, sì, spesso la gente dice che l'autunno è per fare sport. Qualche tempo fa il baseball era lo sport nazionale, ma oggi ci si è dati al calcio. E beh, dopo Inazuma Eleven e Holly e Benji ci credo anch'io. Come sapete, i tipici colori di un pallone da calcio sono il nero e il bianco. Ebbene, Star Sun, potresti dare uno sguardo a questa immagine? Dai, fammi vedere. Quante superfici bianche e nere ci sono su un pallone da calcio? Direi che visti la quantità di neri in questo punto, saranno 20 bianchi e 12 neri. Esatto, il pallone è composto da 12 pentagoni neri e da 20 esagoni bianchi. È composto da un totale di 32 superfici. A proposito, sembra che i primi palloni da calcio fossero di un solo colore. Il passaggio al bianco e nero è stato fatto per renderli più visibili in TV, così ho sentito almeno. Quando hanno iniziato a trasmettere il calcio in Europa, le TV erano ancora in bianco e nero. Comunque, l'accostamento tra il bianco e nero non è affatto male, non trovate? Beh, su un campo verde vedere una palla bianca e con dei simboli neri, che gira, te la fa notare. Sei stato molto bravo! Lo so. È passato molto tempo da quando giocavo a calcio, comunque. Un design recente che mi piace è quello del Moonburger, che usa un uovo per rappresentare la luna. Conosco le strane voci intorno all'Okumura Food, ma non mi si può dire nulla su di loro sul cibo. Pensi che una come lei mangi davvero gli hamburger? Perché non dovrebbe? Cosa sei, razzista, Morgana? Pensi che solo perché c'hai gli occhiali non possa mangiare gli hamburger, la signorina? Chi è che mi scrive? Quattro persone. Visita, vuoi infiltrarti nel palazzo? Hai programmi? Maruki, che cazzo? Non mi scrivi per mesi e ora vuoi tutte le cose tutte una dopo l'altra? Sei un egoista. No, però vengo lo stesso. Allora. L'importante è ricordarci domani sera di andare al Jazz Club, perché ci serve e soprattutto... Maruki, cavolo, siamo a rango 9 così. Ehi, come te la passi? A quanto vedo, il mio articolo servono solo gli ultimi accorgimenti, perciò sei libero di passare da me anche senza ragioni accademiche, naturalmente. Sento di potermi avvicinare a Maruki, sento che presto il mio legame si rafforzerà. Va bene, allora andiamo da Maruki. Grazie, allora ti aspetto in infermeria. Fin tanto che mi aumenti i miei SP, guarda, a me va bene.
Grazie di essere venuto. Grazie a te di avermi chiamato, perché sennò avevo preoccupazione che non andavamo più avanti, Maruki, credimi. Senza musica oggi? In effetti, c'è una cosa di cui vorrei parlarti. So che è un po' personale, ma ti ricordi quando l'altro giorno è saltato fuori il discorso sulla mia ex ragazza, Rumi? Sì, assolutamente. Eravamo persino fidanzati, se riesci a crederci. Certo che ci credo. Era così allegra. Certo, a volte diventava una peperina, una vera testa calda, ma sempre gentile. È stata quanto di meglio mi sia capitato nella vita. Non lo meritavo, ma se avessimo avuto ancora la nostra occasione, la mia vita sarebbe stata molto più felice. Oh. Ma la realtà non è mai così semplice. Un ladro si è intrufolato nella sua casa di famiglia. Oh. Io e Rumi eravamo lì in visita, siamo andati a controllare. È stata solo sfortuna. Ma non è finita lì. Evidentemente il ladro ha temuto di non riuscire a fuggire e ha aggredito Rumi. Io ero proprio lì con lei e non ho potuto fare nulla. Patetico, eh? Siamo stati fortunati che le ferite di Rumi non fossero così gravi, quelle fisiche quantomeno. Ma lo shock dell'incidente è stato insostenibile. Ha avuto un crollo mentale. Ne abbiamo parlato, no? Di come le ferite del cuore non siano semplici ferite come quelle fisiche. Non si è mai ripresa completamente, anche dopo tutti questi anni. Anch'io mi sono smarrito per un po' in quel dolore. Non se lo meritava. Nessuno di loro aveva fatto nulla di male. Scusami. Quando l'ho vista in quel letto d'ospedale, ho fatto un voto. Ho giurato che avrei fatto di tutto per combattere l'ingiustizia della realtà. Avrei aiutato chiunque. Ho i brividi per quello che dice per la musica. Come ho detto prima, ora Rumi è in un luogo mentale migliore. È felice. Ma quel dolore che ho provato allora è il motivo per cui è nato questo progetto. E grazie a te ho finalmente compreso qual è il vero obiettivo della mia ricerca. Non importa quanto tempo ci vorrà, io realizzerò il mio sogno. Per il bene di Rubio, ovviamente, ma anche per il tuo, Starkun. Io non trovo le parole per dire cosa significhi per me tutto questo, ma posso dire una cosa. Di quello che vuoi, Maruki. Grazie infinite. Per tutto. È merito tuo se ho trovato la mia risposta. E una volta che tutto sarà pronto, spero che mi permetterai di aiutarti a trovare la felicità. In che senso? Il mio percorso ormai è chiaro. Penso che questo sarà probabilmente l'ultima volta che vengo a parlarti dell'articolo. È un po' triste. So come ti senti, anche per me è stato molto importante. Ti farò sapere quando avrò finalmente finito l'articolo. E quando succederà ti ringrazierò un'ultima volta. Mi hai aiutato a far luce sul mio sogno, te lo devo davvero. Ma per il momento devo rispettare la mia parte dell'accordo. Oggi ho in serbo una cosa davvero speciale per te. Ormai sei pronto a salire di livello. Percepisco un forte legame. Questo è un po' triste veramente, perché davvero ti fa pensare, cazzo, aumenta la probabilità di disintossicazione X. Per quanto uno pensa manca ancora una stella, però Maruki è ormai convinto, è finito il nostro rapporto. Inoltre c'è un'altra cosa che voglio dirti, ma la terrò per me finché non avrò finito l'articolo. Spero solo che tu possa perdonarmi per questo. Per cosa? Per l'attesa? No, ignorami. È stata un'uscita fin troppo sinistra, scusami. Ecco, ora parliamo di SP. Io speravo che appunto l'ultimo giro di SP mi avrebbe dato, non lo so, 10, 8, qualcosa di più di 5, però vabbè. Oh, ecco qui. Non si può mai dir di no uno snack, vero? Anche perché è l'ultima volta che me lo darai uno snack. A meno che proprio mi insegue. Tieni uno snack. Ne ho troppi, devo finirli. Oh, Maruki. Ok, Taka. Chi mi scrive?
Non ci sono state storie di arresti mentali di recente, no? Non da quando Okumura era prima in classifica. Forse i nostri recenti successi hanno messo sulla difensiva chi è dietro tutto questo. È merito nostro, quindi. Mi piace essere famoso. Ma è molto probabile che riprenda ad agire, soprattutto se sembra che i ladri fantasma non siano più operativi. Finiremo nei guai anche se lasciamo che l'opinione pubblica continui così, ovvero che continuano a volere tutto. Sì, ho visto parecchi commenti di sprone e ci stiamo impegnando. La nostra inazione fa agitare, dobbiamo tenerlo a mente. Mi state sostanzialmente dicendo: ehi, muoviti che dobbiamo entrare nel palazzo, questo mi state dicendo? Ho un sacco da fare e la partita amichevole. Oh no, io volevo leggere il libro, però a questo punto che si fa? Che si fa? Niente, andiamo dai Fumi perché anche lei è lì lì per finirla e siamo al rango 9 adesso. Dobbiamo darle una risposta. Probabilmente ci chiederà di fidanzarci. È il giorno della sfida, finalmente. Oggi sei libero. Vorrei vederti prima. Questa è un po' strana, perché metti caso che adesso non usciamo, cioè non andiamo da lei. È il giorno della sfida oggi. Noi non andiamo. La sfida è stata rimandata e puoi venire adesso. Allora, che ne pensi? Vuoi passare del tempo con i Fumi? Vediamo, siamo al rango 9 ora, giusto? Cioè, il rango 9 deve venire. Perfetto, andiamo dai Fumi allora. E come per tutte le ragazze, il rango 9 vuol dire una e una sola cosa: romance. Andiamo subito dai Fumi. Devo decidere, perché adesso, dopo Makoto che le abbiamo detto di no, rimangono solo due ragazze nella mia lista di romance. E i Fumi è una di quelle. Sono ancora indeciso come lo ero per Makoto. Deciderò tutto sul momento, credimi. Grazie davvero. Ti aspetto alla chiesa. I Fumi. Sei una brava ragazza, sei bellissima. Saresti stata un ladro fantasma perfetto, cazzo. Una alabarda e un cazzo di fucile da cecchino. Ma non ti hanno dato la possibilità di esserlo, poverina. Dopo la mia confessione, i media mi osteggiano. Vorranno tutti la mia sconfitta. Ma io non gli darò quella soddisfazione. Vincerò solo grazie alla mia abilità. Dai il massimo, bella. Grazie. Certo. Beh, è ora. Devo andare alla sede. Non potrai entrare nella stanza dell'incontro, ma potrai guardarlo in rete se ti va. Adesso devo proprio andare. I Fumi, dai, ce la farai, vedrai. È una trasmissione online dell'incontro. Gli annunciatori stanno commentando le mosse. Sarà la fine del cammino della principessa fasulla? È stata respinta molto spesso. È solo questione di tempo ormai. I Fumi si sta mordendo il labbro. Non sembra stia andando troppo bene. Oh, quella sì che è stata una mossa magistrale. Forse le sue abilità sono davvero autentiche. Oh no, così non va. La prossima mossa condurrà di certo a uno scacco matto. I Fumi sembra preoccupata e sotto pressione in ogni zona della scacchiera. Non ha fatto una mossa. Ho già in mente il titolo del prossimo articolo: la principessa fasulla, sconfitta reale. Che stronzi. Concedo. Oh, sono stata fatta a pezzi là fuori. Mi sentivo come una formica contro un elefante. Un giocatore di shogi deve conoscere i suoi limiti. È stata la mia prima sconfitta in assoluto. Mi vergogno così tanto. Non volevo che infierissero ulteriormente sui miei pezzi. Concedere sicuramente è stata un'ottima decisione, comunque. Te lo ricordi? Bisogna ammettere la sconfitta con grazia e dignità fino alla fine, come farebbe una regina. Ma ammetto di essere confusa, sono dispiaciuta per la sconfitta, ma mi sento ancora felice, come se mi avessero estirpato un demone. Nel momento in cui ho capito che non avrei vinto, mi sono sentita in pace. I Fumi! Ciò che conta davvero è quello che farò da qui in avanti. Ho giocato così male di fronte a te. Dovresti considerarlo un esempio di ciò che non andrebbe mai fatto. Per capire che certe volte è giusto arrendersi con grazia e coraggio. Sento che Fumi si fida molto di me. No! Torio, puoi fuggire subito dalla battaglia senza attendere i turni necessari.
È da un po' che ci penso. Oggi è stata la tua ultima lezione. Oh no! Passare il tempo con me ti ha portato solo sofferenza. Ma non è vero, è immersa nei pensieri. Devo stare attento a quello che le dirò. Perciò, questo è un addio. Ah, no! No, i fumi, no. Non lo so. Non lo so. Allora, questa è una risposta del cazzo. Ma questo lo so che ci porta la romance. Voglio starti vicino. Che cosa? Starei solo cercando di confondermi per la sconfitta, giusto? Di confortarmi. Ti prego, smettila. Sono la principessa Fasulla, ho mentito a chiunque. Eppure vorresti starmi comunque vicino. Devo scegliere le parole con attenzione. Cosa stai cercando di dire? Ah, non lo so, i fumi, non lo so. Che saremo sempre amici o che voglio fidanzarmi? Che saremo sempre amici. Amici. Sì, Ah, no! C'è rimasta di merda. C'è rimasta malissimo. Ci credo. Sì, hai ragione. Siamo compagni che si migliorano a vicenda, per così dire. Continuerò a lavorare sodo per migliorare. La nostra sarà una sana rivalità. Custodirò con cura la nostra amicizia come insostituibili amici di Shoji per gli anni a venire. Bene, torniamo a casa. Ah, i fumi! Mi dispiace. Grazie davvero per oggi. Ci ho pensato tutto il tempo. E come sarebbero andate le cose se avessi continuato a giocare a Shoji con la strategia di mia madre? Avrei potuto godere di un successo vuoto e transitorio, ma guardando avanti di una o due mosse, mi sono vista bloccata all'inferno, a espiare giocando a uno shoji di pirro, incapace di vincere o perdere. Probabilmente alla fine avrei finito per odiare lo shoji, forse persino la vita stessa. Ecco perché posso dirlo con certezza, la sconfitta di oggi non è stata un intoppo, ma un glorioso passo avanti. È davvero un bel modo di vederla. Grazie. Avere accanto qualcuno in grado di capirmi mi ha dato coraggio, sono davvero felice. Va bene, dovrei andare, ma già non vedo l'ora di rivederti. Ah, è chiaramente una confessione d'amore, noi abbiamo detto siamo amici, l'ho frenzonata sta povera ragazza. Che persona di merda che sono. Oh, chi è che... No, ti prego, non fatemi perdere la giornata. Chi può essere a quest'ora? Domani sei in vacanza, giusto? È domenica. Rimarrò in attesa al ritrovo. Quindi, dobbiamo giocare insieme. Te ne porto uno fantastico domani. Ti farò vedere come si gioca, così potrai giocarci per rilassarti. Oh, ma se sei già impegnato, posso aspettare. È un vecchio gioco chiamato Power Institution. È fighissimo. Va bene, me ne vado. Dovremmo riposare un po' se Futaba sarà qui tutto il giorno domani. Oh beh, se domani... Guarda... Dipende tutto un po' dalla giornata. Dipende chi mi scrive, cosa mi scrive e perché. Vediamo che vuole la gente. A chi serve la polizia quando abbiamo i ladri fantasma? Verissimo. E tanti saluti anche alla carriera del detective. Akechi-kun è finito. Vorrei davvero conoscere le loro vere identità. Quei poster con le lettere di sfida sono diventati oggetti da collezione. Eh beh, ci credo. 16 giorni mancanti, non c'è tempo per rilassarsi, sai? Ehi, hey Phoenix, Futaba è qui nel locale. Sembra che Futaba sia qui, su, scendiamo. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi, vuoi dare un'occhiata? Sì, visto che è da un bel po' che non esce fuori. Che facciamo? Scusami un attimo, Futaba. Prima di decidere se uscire, cioè stare con te, vorrei dare un'occhiata a una cosa velocemente. Ciao Futi. Oh, che carina. Oh, Futaba. Salve gente, ora di fare un po' di shopping. Ecco cosa abbiamo in serbo per voi oggi. Il primo di tutto, ecco il set Ladro Fantasma 2. Indossate la maschera per essere ladri fantasma. Aroma calmante, muro di fumo e grimaldello, tutto in un loro set. Ma aspettate, c'è dell'altro. Ma aspetta, ho appena realizzato, stanno vendendo grimaldelli alle persone. Ora abbiamo il set divertimento dei ladri. Divertimento assicurato dei veri fan.
Waffle dei ladri e tre cartoline. Entrambi gli oggetti in un unico set, incredibile. Wow, sono due oggetti fantastici, non saprei quale scegliere. È un prodotto in edizione limitata, sarà disponibile solo e soltanto per oggi. Naturalmente il prezzo è giusto, non vedrete più un affare del genere. I telefoni stanno squillando senza sosta, è ora di comprare, comprare, comprare. Fanno cagare tutti e due, quindi prendiamo quello che costa di meno questa volta. Piripipi. Oh, ci hanno contattato un altro acquirente, grazie infinite. Bene. Oh, sono entrambi esauriti, l'ultimo cliente ha avuto molta fortuna. Il tuo ordine ti verrà consegnato il prima possibile, domani, a presto allora. E alla prossima con un altro dei nostri prodotti fantastici. Ci sentiamo. E ora dobbiamo aspettare. A proposito di prodotti fantastici, fammi vedere una roba. Non mi ricordo se guardare il computer ci fa perdere la giornata o no. Che intenzioni hai? Guardiamo affari loschi. Benvenuto nell'invitante mondo del sito di affari loschi di Tanaka. Questo sito usa una tecnologia text to speak per facilitare l'esperienza di acquisto. Perfetto, l'importante è che non mi fa perdere la giornata. Dimentica qualsiasi sciocco dubbio, non essere scettico e iscriviti subito. Questo sito è proprio losco, ti ci vuoi iscrivere? Va bene, sì. È sicuro usare il proprio nome reale su un sito del genere? Userò Joker. Il tuo nome in codice? Buona idea. Benvenuto sul sito di Affari Loschi di Tanaka. Il signor Joker ha aperto la porta su un mondo di possibilità impensabili per i comuni mortali. Ora potrai trovare qualsiasi oggetto raro tu possa desiderare. Raro? Mica tanto, cioè nel senso non è che è chissà cosa. Anche perché in questo momento fanno tutti un po' cagare questi oggetti, eh. Però vorrei comprare qualcosa. Compriamo questi qua. Compriamo quello di ghiaccio, fuoco e quello elettrico, perché spendendo sul sito poi ci aumenta la quantità di roba che ci potrà vendere. Finora hai speso un totale di 18.000 yen. Buone notizie, signor Joker. Ehi, hai già speso oltre, cioè 10.000 yen. Hai ottenuto il grado nero. Ora puoi acquistare tutti i prodotti di livello nero. Il tuo ordine arriverà presto. Comprendiamo il tuo entusiasmo, ma ti chiediamo pazienza. Torna presto a trovarci. Perfetto, la giornata è salva. Allora, abbiamo fatto due ordini. Vediamo se qualcuno... Takemi, puoi aspettare ancora, lo so. Ah, c'è Yusu che devo farmi duplicare le carte, tra l'altro. Il re dei gamer. Ah, è vero, potremmo iniziare la sua questline. Allora, Futaba, mi dispiace, scusami, ma vado a trovare il re. Oh, ha tirato giù la testa, si era attristata, poverina patata. Allora, prima di tutto andiamo da Yusuke e gli chiediamo di duplicare una carta come al solito. Gli chiediamo di duplicare questa volta, dove sei, ribellione. Appena abbiamo anche l'allarme, facciamo la carta avanzata di ribellione che è rivoluzione. Vuoi che duplichi ribellione? Assolutamente. Va bene, dammi le carte. E il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie. E ora direi di andare, dove sei, ad Akihabara. Ed entriamo nella sala giochi. Ehi, aspetta, l'artiglio. L'artiglio, al momento il premio è Big Ben Burger Kun. Va bene, una partita costa 300 yen, vuoi provare? Assolutamente. Voglio quell'hamburger. Preso la prima, yes. Bravo, hai preso il premio. Una bambola di Big Ben Burger Kun, eh. Dovresti metterla da qualche parte nella tua stanza. Già, devo mettere anche Jack Frost ancora. Ehi, Shinya. La falsa lettera di sfida è pronta. Dobbiamo chiedere a Futaba di procedere con l'hacking. Contattiamola. Quando vuoi. Procedi. Perfetto, ci penso io. Ok, allora mi infiltro adesso. Piu 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 piu. Hai fatto progressi con i ladri fantasma. Ecco te la lettera di sfida. Una lettera di sfida? Cosa? Cosa? C'è scritto qualcosa? Grazie per il supporto, aiuta le persone in difficoltà. Questa è una promessa dei ladri fantasma. Pubblicheremo un messaggio segreto solo per te sul sito dei ladri fantasma, sul sito del gioco. È vero. Andiamo, immagino che queste lettere si possano comprare in tutti i negozi. Beh, il sito ufficiale di Gunabout. Wow, il logo dei ladri fantasma. Hanno violato il sito.
come avevano fatto con quello di Majed. Quindi sei riuscito a contattare i veri ladri fantasma. Assurdo! Come hai fatto? Tramite una bacheca. È stato facile. Tutto qui. Oh, giusto. Così hanno tenuto segrete le loro identità. Wow, non riesco a credere che mi abbiano mandato un messaggio. Non mi aspettavo molto da te, Star-san, ma ci stai dentro. Bella, fratello. Mi sarebbe piaciuto parlarci o qualcosa del genere. Ma hai rispettato la tua parte dell'accordo, quindi ti insegnerò a sparare. Dopo aver bloccato i suoi movimenti, colpisci in fretta il suo punto debole. È importante avere questa abilità adesso perché ci servirà, ci servirà. In questo modo dovresti infliggere molti danni al cheater. Diamoci dentro. Forza, devi prendere la mira. Oh cazzo. No, 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 così fermi solo i suoi movimenti. Ah no, non così. Devi impegnarti. Devi concentrarti sul secondo colpo. Questo mi... quando si arrabbia sembra un'altra persona. Le sue istruzioni sono precise, ma spartane. Il re si sta lamentando parecchio. Succede sempre quando gioca insieme a un altro giocatore. Ed è per questo che tutti si limitano a guardarlo. Ok, hai più o meno capito come funziona. Ora dovresti riuscire a battere il cheater. Perfetto. Quando mi agito ho il brutto vizio di insultare. Scusami. Beh, almeno ti scusi, sei un bravo ragazzo. Ma hai del potenziale, più di molte altre persone. Beh, sono abituato a sparare. Se vuoi, posso insegnarti qualche altra tecnica. Ho l'asso nella manica definitivo. Dimmi qualcos'altro sui ladri fantasma. Affare fatto, allora. Ho stretto un patto con Shiya. Ah, la testa. Stando ai rapporti, sei molto abile con le pistole. Ti sei allenato da solo? O avevi un alto fianco un maestro capace? Chi cazzo ti ha insegnato a sparare? Dove hai imparato ad usarle? Da un bambino di 10 anni. Io sono te, tu sei me. Hai appena stretto una nuova alleanza. Essa diverrà le ali della ribellione, capace di spezzare le catene della tua prigionia. Con la nascita di questa persona, la torre, ti sono concessi 20 sacchi che condurranno alla libertà e a un nuovo potere. Abbattimento acrobatico, perfetto. Questa abilità sarà molto utile. Sarà molto utile. Sia contro il cheater, sia in generale con tutto il gioco. Oggi è in anticipo. Devo andare, bella. Bella, fratello. Gentilezza aumentata. Fantastico. Beh, figa, 3 punti di gentilezza. Guarda che mica sono pochi all'inizio del gioco, anzi. Aspetta, Star-san. Sono felice di averti incontrato. Ehi, scambiamoci i numeri. Non mi trovi qui tutti i giorni. Chiamami quando si gioca, allora. Wow, sembra che abbiamo un vero gamer qui. Beh, quasi 300 ore su questo gioco, sì, effettivamente. Ecco fatto. Ti chiamerò quando ho il tempo di fare pratica in Gunabout. Bye bye. Ci si vede, Star-san. Ciao, Shiya. E questa sera può anche arrivare a Keiichi nudo sul tavolo delle Blank, ma stasera dobbiamo andare a quel cazzo di Jazz Club. Tanto non mi ha scritto nessuno. E domani cascasse il mondo, porca di quella miseria, andiamo dentro il palazzo. Stavo aspettando questa serata perché oggi apprenderemo qualcosa di utile qui a Jazz Club. Sembra che il cocktail di oggi sia Concentra Cola, il drink originale di oggi. Potresti scoprire un nuovo lato di te, magari uno del tutto inedito. Interessante. Il cantante si esibirà il 39, sorseggiare cocktail ascoltando musica dal vivo. Roba da adulti. Vuoi andare? Sembra che costi 3000 yen. Andiamo allora. Chi inviterai? Concentrazione. Abbiamo Han e Makoto. È importante per una delle due apprenderla questa abilità. Ma chi? È quello il problema. Chi delle due dovrebbe apprenderla per prima? Io direi Han. E c'è una cosa che ho pensato dopo però. Quando apprendi concentrazione e carica, l'ultimo personaggio, ovvero Haru nella squadra, non c'è. Comunque inviterei Han. Oh, Lady Han, eh? Sì.
Allora farò una passeggiata. Fammi sapere quando si torna a casa. Han, vieni qua per favore. Benvenuto. Il coperto viene 3000 yen. Bevi, bene, dalli pure a me. Bel posto questo comunque. Trova il posto libero per sederti. Mi raccomando, cerca di non disturbare, ok? Ciao, Annettina. Wow, che bel posto. Wow, quindi è così all'interno. Sembra un ritrovo per adulti. La tua stanza è piuttosto carina, ma neanche qui è tanto male. Va bene. Buono sto coso. Questo sapore, credo mi piaccia, sì. Ha un non so che di maturo. Come sta andando il tuo lavoro da modella? Le lezioni di inglese mi buttano giù. Cioè, è una materia semplice per me, ma l'insegnante mi guarda sempre come se avesse paura di me. Mi dà veramente fastidio. Anzi, mi ha fatto capire che devo fare qualcosa per cambiare me stessa. Già, l'insegnante è proprio stronzo. Ho appreso qualcosa di nuovo. Abbiamo parlato un sacco. È bello chiacchierare in un posto come questo. Credo che la nostra conversazione mi abbia aiutato a capirmi meglio. Grazie per avermi invitata. Grazie a te di essere venuta, Han. Anche perché hai appena appreso un'abilità molto utile. Concentrazione. Toglierei Dekaja. Ciao Dekaja. Oh, non mi ero accorta che fosse così tardi. A ogni modo, torniamo a casa. Avrei potuto insegnarla a Makoto perché, spoiler tra l'altro, delle abilità future, Han apprenderà di per sé concentrazione, ma su tutti quanti. Però sarà un'abilità molto più avanti. Star Senpai, grazie mille. Che succede? Scusa, è che sono così felice. Ho appena concluso la gara di cui ti parlavo e l'esercizio che ho fatto è stato il migliore di sempre. Quindi volevo solo ringraziarti. Non ho fatto nulla. È grazie a te che sono arrivata fin qui, senpai. Mi aiuti così tanto, persino con le cose banali. Non ti ringrazierò mai abbastanza. Per favore, voglio ringraziarti di nuovo. Non appena avrò i risultati, ti farò sapere. Quindi ti manderò presto un messaggio. Meglio che vada, buonanotte. Buonanotte a te, Yoshizawa.